E abbiamo pensato di organizzare questo spettacolo questa sera che si chiama Franca Rame Project. E Franca Rame Project è il risultato, Franca Rame Project a Madrid è il risultato di una serie di incontri, di percorsi diversi. Dale Zaccaria, che è la persona che ha curato lo spettacolo, che è la donna che ha curato lo spettacolo, ha incontrato Franca Rame e io ho incontrato Dale Zaccaria. Da questa è nata l'idea di organizzare questo spettacolo qui questa sera e con un gruppo di donne. Non siamo un'associazione, non siamo un collettivo, siamo semplicemente un gruppo di amiche, io, Fiorella, Marina, Giuliana e altre persone che hanno dato una mano per organizzare. Abbiamo fatto questa proposta al preside della scuola, che ha accettato questa proposta e che ci ha ospitato, che ci ha appoggiato e che ringraziamo qui pubblicamente. E voglio solo dire perché facciamo questo spettacolo oggi. Franca Rame è morta il 29 maggio dell'anno scorso. Abbiamo pensato di ricordarla l'8 marzo. L'8 marzo è un anniversario triste della vita di Franca. Franca Rame è stata violentata il 9 marzo del 1973 e Franca Rame ha fatto di questo un lavoro, è riuscita a trasformare questa sofferenza che ha vissuto in una denuncia continua, non solo rispetto alla violenza, ma rispetto a molte altre violenze che colpiscono la vita delle donne. Franca Rame ha lavorato con Dario Fo in tutta la sua vita e Dale Zaccaria ci condurrà attraverso la vita artistica appunto di Franca Rame. E l'altra cosa che vorrei dire è che stiamo qui anche per sostenere un centro contro la violenza alle donne. Abbiamo pensato che tutto quello che avete donato questa sera o che vorrete donare sarà dato ad un centro che è il Centro contro la violenza delle donne di Vigo. Abbiamo scelto questo centro perché alcune di noi hanno contatto diretti con queste donne. È un centro autogestito che aiuta le donne durante tutta la fase del problema, sia all'inizio, quando si comincia a segnalare appunto eventuale violenza domestica o di altro tipo, fino al momento della denuncia, fino al momento del percorso che bisogna fare per uscire, per sopravvivere oltre questa cosa. Non voglio continuare molto e vorrei lasciarvi con questa frase, che è una frase di Franca Rame, che mi è arrivata oggi per Twitter mentre pubblicizzavo questo evento teatrale. E dice Franca: l'intera mia vita ho inteso spenderla nella battaglia culturale e in quella sociale, nella politica fatta dai movimenti dei cittadini e da donne impegnate. E con questa frase vi saluto e lascio la parola al preside della scuola. Grazie ancora. Grazie Mariangela. E volevo ringraziare anche Dale Zaccaria che ha portato qui lo spettacolo. Lo ha portato con grande spontaneità e con grande semplicità e devo dire, io ho accolto subito la proposta anche per un fatto emotivo che mi lega ad un ricordo della scuola dalla quale provengo, perché nel 2008, un'alba di febbraio del 2008, andai a scuola che era allora il Liceo Mamiani di Roma e sul muro perimetrale del liceo apparve una scritta vergognosa verso Franca Rame, una scritta che le ricordava l'episodio della violenza subita. Gli studenti, io arrivavo, erano le 8:10, gli studenti preavvisati mi informarono di questa cosa, noi cancellammo la scritta, ce n'era anche un'altra che inneggiava a Hermann Hesse, quindi c'era una chiara matrice. E quando gli studenti mi chiesero cosa fare, noi proponemmo insieme con gli studenti di chiamare la senatrice Franca Rame per parlare in un'assemblea cittadina nella palestra del liceo Mamiani e vennero tutti i giornali più importanti, Corriere della Sera,
il Mattino, il Messaggero e tanti altri giornali della capitale e anche fuori della capitale. E in quell'occasione Franca Rame non volle assolutamente parlare della scritta che era apparsa sul muro perché riteneva che non fosse importante. Parlò invece di un problema che allora era molto dibattuto, la legge 194, quella della procreazione assistita e del ripensamento sull'aborto. E allora questa occasione fu per lei molto importante. Non vi dico, la palestra era gremita da 1000 studenti della scuola, più esterni, più genitori, più professori, e la ricordo come un momento emozionale. Quindi questa serata per me ha un valore molto significativo e molto importante, mi ricollega alla figura stupenda di Franca Rame. È inutile tracciare oggi una biografia perché la conoscete tutti, però una cosa che mi è piaciuta molto nella sua vita era un'azione che lei faceva, si chiamava Soccorso Rosso, che era, diciamo, un suo volontariato insieme ad altre persone per recuperare i detenuti, giustamente, forse sicuramente colpevoli di terrorismo e di altri crimini contro lo Stato, ma lei tentava di reinserirli nella società. Probabilmente questa sua azione politica ha causato probabilmente e sicuramente l'odio verso la sua figura, e quindi poi c'è stata l'indagine che si è poi risolta in nulla di fatto perché è caduta in prescrizione per i lunghi anni trascorsi. Noi ricordiamo Franca Rame, io vorrei dire soltanto una parola per la giornata di oggi. La violenza verso le donne è una violenza che si manifesta in due modi. Una violenza di cronaca, di violenze domestiche, di violenze sul luogo del lavoro, per strada, però questa violenza che è così clamorosa e chiara è paradossalmente meno pericolosa, se posso dire così, di quella violenza sottile, strisciante, che invece nella mentalità, sui luoghi del lavoro dove le donne vengono escluse per un motivo di maternità molte volte, oppure non vengono fatte partecipare a concorsi perché, o ad alcuni lavori, perché c'è questo, come dire, la possibilità che le donne si mettano in aspettativa per maternità, appunto, e quindi non entrino nel rendimento alto della produzione. E non solo questo, ci sono ancora altre caratteristiche di questa violenza sottile che noi dobbiamo combattere ogni giorno tutti insieme. Un ricordo particolare lo voglio fare, lo dedico a questa giornata, alle donne siriane, quelle donne che sono state in questi difficili momenti degli ultimi anni della cronaca, allontanate dal loro paese, responsabilmente attente ai loro figli, portandoseli con sé in posti dove non sono sempre gradite. Ecco, con questo vi lascio e vi ringrazio tutti. Vi lasciamo quindi con Dale Zaccaria e con il suo spettacolo Franca Rame Project. E l'ultima cosa che diciamo è che siamo in questo modo con tutte le donne che in questo momento stanno manifestando qui a Madrid per l'8 marzo per la difesa al diritto a decidere che abbiamo. Tanti anni fa vidi una bambina, piccola acrobata, in cima a una piramide di uomini. E il suo volto serio, il pubblico sfidava. Ci vuole coraggio, sembra dire, e ridere non basta. Anni dopo l'ho rivista, con qualche ombra triste sul volto. Spesso era caduta, si era ferita, ora è diventata una grande stella e vive in un carrozzone d'oro e di broccato. E ha sposato il re dei clown, ma non ha dimenticato l'odore del vecchio circo, la paziente fatica del partier dell'Augusto, il volo del trapezista che prova ogni giorno le sue ali. L'ho rivista, in cima a una piramide di uomini, quelli di prima, e il suo volto serio, il pubblico sfidava. Ci vuole coraggio, sembra dire, e ridere non basta. Ma io non so fare altro che miracoli,
io non ho altro nido che questo, perché voglio raccontarvi ciò. Da quassù, io sogno, io non so fingere altro che verità. L'astro si rizza su una punta. Una luce iridescente illumina la mia stanza, ma non smargiassa di chi vuol strafare, appena appena per farsi notare. È così facile avere una stella in casa, penso, basta chiamarla. È facile per forza, sono te, sono una stella, ma non mi prendere per il sedere, avrei detto volentieri culo, ma non le voglio dare troppa confidenza. Di pure culo, cara, mica mi scandalizzo. Una stella che dice culo e mi sghignazza dietro. Ero scandalizzata, non c'è più religione. Bigottona, bigottona, sono te, sono la tua più grande amica. Hai pensieri fissi che non ti lasciano dormire la notte, sei giù di morale. Perché vuoi ammazzarti? Lasciati andare. Ci sono io vicino a te, sono scesa apposta da lassù. Per te, perché 18 stelle le contarono, 18 stelle le contarono, erano te, erano 18 donne, erano le più belle, 18 stelle le contarono, furono te, furono 18 donne, furono le più belle, 18 stelle le contarono, sono te. Sono 18 donne, sono le più belle, e tutte le stelle le contarono. Saranno te, saranno donne, saranno le più belle. Siamo nel paradiso terrestre. Dio ha creato alberi, animali, fiumi, foreste ed anche l'uomo. Attenzione però, il primo uomo ad essere creato non è il maschio Adamo, no, 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 no. Bensì Eva, la femmina. Eva, la femmina che non nasce tratta dalla costola di Adamo, come narra la Genesi nella Bibbia canonica, dove nella Genesi Adamo dice: e questa sarà chiamata donna perché dall'uomo è tratta. No. Eva, la prima creatura ad essere creata, prima dell'uomo, è stata forgiata dal creatore stesso in un'argilla finissima e delicata. Poi il creatore le dà la vita ed anche la parola. Ed ecco che Eva si aggira tutta sola nel paradiso terrestre e vede animali accoppiati o addirittura in branco. Ad un certo punto Eva incontra il suo maschio Adamo e inizia a fare intorno a lui una sorta di danze, di capriole, di urla e di grida da selvatica. Ah! Adamo è spaventato e guarda questa creatura perplesso e preoccupato e fugge via nella foresta. Un bel giorno il creatore li manda a chiamare perché vuole parlare con loro e manda un arcangelo. L'arcangelo li porta davanti a Dio medesimo, a Dio in persona. Però, mica male mi siete venuti a pensare che non ero neanche in giornata. Sentite, voi siete i proprietari assoluti di questo Eden, di questo paradiso. Eccovi la chiave, potete farci e starci come volete. Vedete, qui ci sono due alberi, quello di destra e quello di sinistra e quello di destra. Quest'albero di sinistra dà frutti copiosi dal sapore cangiante. Sì, ecco, se voi mangiate questi frutti dal sapore così cangiante, avrete la vita eterna. Sì, lo so, ho detto per voi una parola che non ha un grosso significato. Eternità, vale a dire, vivrete per sempre, avrete la stessa proprietà degli angeli e degli arcangeli, quindi non avrete bisogno di riprodurvi, di ricreare uomini e donne della vostra stessa razza, perché avete l'eternità, cosa vi servirebbe? Mentre quest'albero qui di destra dà semplici mele, ma nutrienti e saporose. Non vi consiglio di mangiarle, però
devo dirvi una cosa, che se voi mangiate queste mele avrete la conoscenza, la sapienza e il dubbio. Sì, vale a dire, potete creare strumenti di lavoro come il mulino a vento, ad acqua, la ruota, insomma, tutto quello che vorrete. Ora non è che posso spiegarvi come si fa, arrangiatevi. Non solo, devo aggiungere un'altra cosa. Se mangiate queste mele vi provocheranno il desiderio di abbracciarvi l'un l'altro, di amarvi, e da questo amplesso voi potrete creare, generare nuove creature e popolare il mondo. Però, attenzione, devo aggiungere questa cosa, ci sarà una fine per voi, sì, ci sarà la fine, e tornerete ad essere polvere e fango, quello da cui io vi ho creato. Ora, ecco, pensateci bene, anche tra qualche giorno, e mi darete la risposta. Addio. No, dice Eva. Padre Eterno, io avrei già deciso. A me dell'eternità non interessa molto, però l'idea di avere conoscenza, sapienza, dubbio, e poi l'idea di accoppiarmi a questo maschio che mi è dato, io già sento il suo richiamo, di cingermi, che bella parola ho inventato, cingermi, sì, di provare questo amplesso, di farci l'amore. Ecco, di fronte a tutto questo, di fronte al fatto che io possa avere conoscenza, coscienza, sapienza, dubbio, sì, di fronte a tutto questo, Padre Eterno, ben venga anche la morte. Va bene, senti. Adamo, tu invece cosa hai deciso? Ehi, parlo con te, dica a te. Io avrei, non so, qualche dubbio, però sono molto curioso di scoprire questo mistero dell'amore, anche se dopo c'è la fine. Franca Rame, Adamo ed Eva. Non so che gli è preso all'Adamo. C'è giorni e giorni che sta barbicato l'idea del demonio, che io manco so cosa sia sto demonio, e manco luce sarà capezza, tutta colpa dell'angelo, quell'angiolone che le è apparuto tutto un tratto in del cielo, con ste ali, de piume, che volava basso, e l'Adamo mi faceva: ma che vuole la poiana? Che vuole quella poiana? E l'angelo si è mettuto a parlare: temete lo diavolo demonio che s'annida in ogni creatura, travestito di bellezza, quando che l'avrete riconosciuto, ricacciatelo in dello so inferno a casticare, vum vum vum, via, che se ne entra l'Adamo, torna qua gallinaccio, torna qua, ma te parla maniera di portarci un messaggio, daccela spiegata. No, niente se ne entra, era disperato l'Adamo, era pure stremuto, e mi faceva: ma Eva, ma, e gridava: ma Eva, ma chi l'è sto diavolo demonio? Adamo, non gridare, che siamo soli al mondo e te sento benissimo, sa, non so dire, perché d'uno che state contro lo Signore, ma dove sta? E non so, l'angelo ha detto che si annida in ogni creatura, camuffato in della bellezza. E l'Adamo allora può stare pure anche dentro di me, fa, ma sì, ci ho fatto io, per tranquillizzarlo un poco, può stare pure anche dentro di me, sa Adamo, sì, è più facile, Eva, che sia dentro di te lo diavolo demonio. Ah, sì, travestito, mi fa, de bellezza, mi sono sentita vampare di rossore, mi vede bella, mi vede, che sto tontolone mio, vedeva il demonio in ogni loco, era agitato, e con me se l'è presa lo peziore, che si stava giocando in della nostra tana a rotolarci in dell'erba a ridere, quando che lui, l'Adamo, mi ha afferrato in tra le braccia, ben m'ha mollata subito, anzi m'ha gettata fuori dalla tana, e si è mettuto a gridare: vattene via Eva, torna lo tuo inferno, e si è asserragliato in dalla tana con la steccionata. Adamo, non fallo stupido, sa, fammi entrare, ma su via, non so, lo diavolo demonio, fammi entrare, te scongiuro, vien giù la notte, Adamo, non sei abituato a dormire da sola, te prego, fammi entrare, non mi ha risponduto per niente.
niente, ma risponduto, mi sono accovacciata lì dinanzi alla nostra tana e mi sono sentita un qualche cosa che mi saliva lento lento, mi stringeva qua lo gargarozzo, ma che beh, che beh, e il dolore. È la prima volta che sento il dolore, va via la luna, spariscono le stelle, lo cielo diventa buio in della notte, tutto un tratto uno zizzagare, squarcia lassù, acqua a catenelle e giazzo che scendeva, e io che mi raffreddavo e manco c'avevo la forza di scappare e andarmi a riparare. Adamo, Adamo aprimi, mi sta raffreddando tutto quello giazzo, ti scongiuro, Adamo aprimi, niente, niente, non mi ha risponduto, così in freddolita che manco la lingua riusciva più di muovere. Finalmente la steccionata ai miei lamenti si è movuta, esce l'uomo, mi afferra, mi prende tra le braccia, mi porta in della tana, mi struscia con le foglie secche, lo corpo tutto, mi alita sul viso, mi lecca la faccia e mi chiama, Eva, e piagne, non poco di tepore mi entra in delle dita, in delle braccia, ma vicino lo strigno, per consolarlo un poco e sento un qualche cosa che mi spunza proprio qua contro lo ventre mio. Ma che dè, Adamo? È un essere vivente? Non so, mi fa l'Adamo un poco imbarazzato, scostandosi appena. Non so dirti, Eva, pur anche l'altro giorno mi è succeduto, e anche poc'anzi, è per quello che t'ho descacciato dalla nostra tana. Ma che c'entro io con questa tua propaggine che si spigna in fora? Eva, ma si spigna in fora soltanto quando arrivi tesa? Specie se ridi, e pur anche per lo tuo odore se ringalluzzisce tutto, bevo, se ringalluzzisce per la mia risata e per lo mio odore, non sarà una malattia, Adamo, una bubbone di Lanciano. No, no, mi fa l'Adamo, no, no, non mi dà dolore, anzi, per la verità, però mi turba, Eva, mi turba, mi viene un gran calore, proprio qua, in dello capo, calore in dello capo, non deve essere un fatto naturale, Adamo, che tu pensi, che ci possa essere di mezzo lo demonio? Sì, mi fa l'Adamo serioso un tratto, lo demonio codesto, è lo demonio stesso, in della sua persona, illo, travestito de bellezza. Non esageriamo, sa Adamo, non mi pare poi questa gran bellezza, non c'ha manco gli occhi, vuol dire che lo diavolo è accecato, e allora si è accecato per, come pare ingalluzziste per me se non mi vede, perché l'amore è cieco. L'amore che fa la dolcezza. Che parola dolce, non l'ho mai sentita, da dove ti è sortita, non so dirti, Eva, quando ti vedo mi vengo di darti l'amore, anche a me l'amore, ah l'amore, e ci facciamo un'altra strignulata, e via che ci si butta in dell'erba, abbracciarsi, a ridere, sentire di nuovo, sto demonio, come spinge, dove si vuole inficcare Adamo, lassalo fare che voglio proprio vedere dove sei in cammina, sa? Se in cammina qua giù, oddio, Adamo, mi manca un respiro. Oddio, oddio, signore, Eva, io credo di aver capito dove vuole andare sto diavolo ed aver capito anche dove sta sto inferno. Eppure anch'io credo di averlo capito dove sta sto inferno, che mi ci sento proprio lo fuoco eterno. Ci dobbiamo obbedienza all'angelo del signore, Eva, che ci ha ordinato, non appena che l'avrete riconosciuto sto demonio, recacciatelo in dello so inferno a castigare. E castighiamo lo sto diavolo. E noi eccoci qui, l'omonno si ferma un tratto, pur anche le animali si azzittiscono, solo noi due si geme quasi mugolando. Oddio, oddio.
Matteo. Se è il diavolo dell'Adamo prova tanta pazza gioia quanto è con lo mio inferno. Quando Elice si sguazza, che ne prova un intralazzo, un intravocchio, e non mi riesce a spiccicare parole, di spiegarmi. Oh Dio, che idea che ti ha avuto di darci a lui, all'Adamo, le demonio a me l'inferno fonno. Ma tu sei uno padre eterno, Signore Dio. Alleluia, Signore, e ancora amen. Franca Rame, Adamo ed Eva. Questo era uno spettacolo che Franca Rame ha fatto l'8 marzo, tratto da Sesso Grazie Tanto per Gradire. Faccio una piccola parentesi e poi proseguiamo. Quello che avete sentito all'inizio, quando io sono scesa, era una poesia di Stefano Benni, scritta per Franca Rame, e un pezzettino, l'astro si rizza su una punta, è un pezzettino di Franca, diciamo la sua ultima lettera al Fatto Quotidiano, la trovate online, quando Franca dice: voglio vedere tante donne vestite di rosso, e le 18 stelle è una mia poesia per Franca. Il brano di Adamo ed Eva, che io vi ho tentato di declamare, è invece quello che ha letto Dario Fo al commiato di Franca. Quindi, l'amore. Abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato del fatto che anche Adamo dice che è molto curioso e quindi sceglie la fine, pur di conoscere questo mistero dell'amore. E allora sull'amore Franca ci dice un'altra cosa. A parte i sarti bastardi, il maschio e la sua società, che ce ne hanno combinate di tutti i colori, complessi, tabù, sensi di colpa, così si capisce meglio perché la nostra vita sessuale sia così incasinata, perché ci sia così poco amore in giro. Però tutti abbiamo un disperato bisogno d'amore. E sì, tutti cerchiamo l'amore, cerchiamo anche il grande amore. Però il grande amore, ci dice Franca, è molto difficile da incontrare, e quando lo si incontra non si sa come trattarlo. È come le calcolatrici tascabili: con un amore rotto non ci si può fare più nulla. Ogni donna sa come vestirsi per affascinare, e anche ogni uomo sa più o meno come sedurre e corteggiare. Però dopo il primo bacio ci si ritrova in un territorio misterioso. C'è qualcuno di noi che si è mai chiesto: ma io sono veramente capace di amare? Io ho voglia di aprirmi all'altro, di comunicare, di dare qualcosa agli altri. C'è qualche cosa che io posso fare per migliorare questo amore? E poi di che cura ha bisogno l'amore? Devo fargli il tagliando ogni 10.000 chilometri, cambiargli l'olio? Dov'è che si cambia l'olio dell'amore? L'amore germoglia in primavera, va annaffiato, zabbettato. Quali concimi gli si dà? Ci dice Franca: niente di tutto questo, perché purtroppo l'amore il più delle volte è una bieca questione di interesse. E non sto parlando di denaro. Si cerca il meglio e si desidera pagarlo il meno possibile. Si può parlare d'amore solo quando il tuo sentimento per un'altra persona va al di là del tuo vantaggio. È un vero peccato che ci sia così poco amore in giro. Ma che ci volete fare? Se non fosse così, il mondo non sarebbe il casino che è. Siamo scesi dagli alberi l'altro giorno, fino a qualche ora fa l'umanità si divertiva ad andare in giro a godersi i roghi, le impiccagioni in piazza. I roghi, le impiccagioni in piazza, prima il preside parlava delle donne siriane. Cosa volete che ci si capisca dell'amore? Ci vorranno millenni, per non è mai troppo tardi per l'amore, per riuscire ad inculcare nella testa della gente idee nuove su sessualità e poesia. Non dovete pensare che l'amore fosse già un'idea conosciuta, assodata, data a priori. Per certe cose avevano tempo soltanto i poeti e gli sfaccendati, che poi i poeti e gli sfaccendati è la stessa cosa.
Gli altri facevano sempre matrimoni d'interesse, orge da postriboli, l'amore appassionato, l'erotismo sublime, sono figli del tempo libero, delle 8 ore, della cultura del weekend e delle vacanze intelligenti alle Mauritius o alle Seychelles. Quelli che invece vanno a Cesenatico copulano ancora come al tempo del sabato fascista. E ci dice Franca, cosa volete? Che ci si capisca dell'amore, cosa sappiamo dell'amore? Eh sì, forse non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla perché quanta violenza, quante donne violentate, violenza fisica, psicologica, morale. Franca dice un'altra cosa, passano gli anni, ma gli atti di violenza sulle donne sono sempre all'ordine del giorno, violenze fisiche, sessuali, psicologiche, morali, dove donne, ragazze, guarda caso, sono sempre le colpevoli. E cosa vogliamo, cosa possiamo sapere dell'amore se c'è ancora tutta questa violenza? E Franca, però questa violenza ha avuto il coraggio di denunciarla. Ma non solo. Franca è stata una donna, prima lo ricordava il preside, che dal 1970 ha combattuto. Lei ha creato insieme a Dario Fo e ad altre persone Soccorso Rosso Militante. Soccorso Rosso Militante, dove aiutava i carcerati politici all'inizio, ma anche poi quelli comuni. E Franca nel 1974 scrive al Presidente della Repubblica, e gli dice: venga a vedere quello che c'è qui nelle carceri, abbiamo i documenti, è tutto documentato. E Franca parlava delle condizioni disumane, della violenza, delle torture a cui questi carcerati politici e comuni erano sottoposti. E poi nomina il governo di allora, del 74, degli anni 70, e scrive, parla ad Andreotti, parla a Fanfani, e gli dice: se voi scendete dai vostri privilegi e venite qui, anche voi urlereste la giustizia. Franca è impegnata in Soccorso Rosso, Franca è impegnata nelle battaglie per le donne, con tutta casa, letto e chiesa. Tutta casa, letto e chiesa sono dei monologhi che parlano della condizione della donna. E Franca racconta che questi monologhi in realtà sono stati scritti da Dario Fo. E tanto che Franca a un certo punto dice: non è possibile, perché sembra che li ha scritti una donna. E infatti comincia a dubitare che Dario Fo fosse pure omosessuale. E gli dice: Dario, ma non è che sono omosessuale, perché non è possibile che un uomo riesca a cogliere così profondamente la condizione delle donne. E per riallacciarmi anche alla situazione attuale che c'è anche qui in Spagna rispetto alla legge sull'aborto, che in Italia è la 194, che magari non è attaccata come così in Spagna adesso, però in passato, ma anche attualmente, comunque ci sono delle correnti che attaccano la 194, che comunque la vogliono rimettere in discussione, non così come in Spagna a livello legislativo. Andiamo a vedere adesso un video di Franca da tutta casa, letto e chiesa. La donna non è un flipper, infili una moneta e ci giochi, perché è di una grandissima attualità, soprattutto per la condizione delle donne oggi. Poi sentirete delle battute di Franca, e soprattutto rispetto alla legge sull'aborto e anche alla 194 in Italia. E ho deciso di inserire proprio questo video proprio per la condizione soprattutto che si sta vivendo qui in Spagna e a Madrid. Quindi Franca Rame da tutta casa, letto e chiesa. E questo è un brano del 1977. Grazie.
cantando dappertutto, per piacere. Non bauciarmi il collo in quella maniera. L'orecchio no! Ma sì, mi piace, ma pare un frullatore con quella lingua lì. Quante mani hai? Smettila un attimo, per piacere. Fammi respirare, tirati su, ummi. Oh, che fiato. Ma ti parla maniera di far l'amore. Sono qui che mi sento male, sono tutta sudata. Ma sì, mi piace far l'amore, ma vorrei farlo, che so, con un po' di sentimento, come... Ecco, bravo. Lo sapevo che veniva fuori che sono sentimentale, stronza e fumettare. Cosa c'entra il sentimentalismo? Cosa c'entra? Lo vuoi capire o no che io non sono un flipper, caro? No! Non sono un flipper! Che basta infilarci le 100 lire e poi sbatterlo come ti pare. A me se mi sbatti vado in tilt. Possibile che se uno di noi non si mette subito in posizione comoda, giù le mutande, su le sottane, gambe divaricate ben distese, è subito una stronza complessata con le pruderie dell'onore, del pudore, inculcate da una educazione reazionaria, imperialista, capitalistico, massonico, astro-ungarico, cattolico, repressa. Sono saccente. E la donna saccente rompe i collions. Meglio la cretinotta, con la risata erotica. Lasciami stare, mi hai fatto venire un nervoso. Va via, guarda, va dove ti pare. Lasciami perdere, lasciami stare. Avanti a popolo. Allora, cretino, cosa mi tocchi che cosa? Oh. Ma sì, va, non sono arrabbiata, facciamolo questo amore, facciamolo. Pensare che quando vuoi sai essere così dolce, quasi umano. Io con te sto bene, io con te riesco a dire cose perfino intelligenti, guarda, tu mi fai sentire intelligente e poi tu non stai con me soltanto per come faccio l'amore, stai con me anche per la mia testa, per le cose che dico, per le cose che penso, e anche dopo l'amore non è che te ne scappi via, stiamo insieme e io parlo e anche tu parli, mi accarezzi e io resto incinta. Fermati, ti prego per piacere, fermati, ti devo dire una cosa importante, fermati un attimo, no? Ti devo dire una cosa importante, non prendo la pillola, no, non la prendo più, mi fa male, mi fa venire i seni che sembrano le cupole di San Pietro. Sì, va bene, continuiamo, ma ti prego per piacere, fai attenzione, non ti dimenticare cosa mi è successo quella volta là, come sono stata male, lo so che anche tu sei stato male, ma io di più, se non ti dispiace, sì, va bene, continuiamo, ma ti prego per piacere, stai attento. Stai attento! No, non riesco, sono bloccata. Questo fatto dell'incintamento mi ha ghiacciato il sangue nelle vene. Il diaframma lo uso, ma oggi tu non me l'avevi detto che volevi far l'amore. E poi, se ti devo dire la verità, a me quella roba lì di gomma nella pancia, Madonna di Dio, mi fa un'impressione, mi pare d'aver dentro un chewing gum. Ti sei spoetizzato? Mi spiace. No, sono stata pesante, ho sbagliato a parlarti di chewing gum che non ti piace neanche. No, ho sbagliato. Però è perlomeno strano, scusami, è perlomeno strano. Io non voglio restare incinta e lui si spoetizza, bravo! E tu saresti un compagno, bravo! Sai che compagno sei tu? Il compagno del tuo coso! Oh yes! Ma è lui il tuo grande amico, il tuo compagno,
È lui che è rimasto cattolico, plutocrata, imperialista, massonico, represso. Se lo guardi bene, c'ha in testa la pappalina da cardinale, con sui gradi da generale e il fiocco da fascista. Ho detto da fascista! Villano, ignorante e banale. Dirmi una cosa così a me. Dirmi che ragiono con l'utero. Certo che piango, perché mi hai offeso. Ma come, io piango e tu ti ecciti? Sì, caro, sì, sì, facciamo l'amore. Sì, ti amo, lo so che tu sei buono, che la colpa non è la tua. No, no, la colpa è dell'egoismo, della società, dell'imperialismo, delle multinazionali. Fermati, 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 fermati! Non ti sei fermato. Sono incinta. Sono incinta, tirati su, va via, se te lo dico io lo so, sono incinta, sono incinta. Sì, signora, sì, sì, sono incinta. Tre mesi, quasi tre mesi, ho fatto le analisi. Sì, signora, mi stendo. La prego per piacere, faccia piano. No, lo so che non fa male, è soltanto una visita, ma che non ci sono abituata, sono nervosa. Sì, ho fatto un altro aborto tempo fa, senza anestesia né parziale né totale, come dire, da sveglia. La cosa più tremenda è come mi trattavano, signora, con un disprezzo, come fosse una puttana, guardi, e non potevo neanche gridare. Zitta! Mi facevano, sta zitta, taci, hai sbagliato, paga! E ho anche pagato proprio tutto regolare. Adesso io signora, il mio raschiamento lo vorrei fare in piena regola, sì sì, in piena regola. Voglio l'anestesia generale, voglio dormire, che dormita che mi voglio fare, signora, non voglio sentire niente, guardi, proprio niente di niente, non voglio sapere niente, neanche il giorno che mi fate l'aborto, nulla voglio sapere. Voi mi addormentate una settimana prima e poi con comodo, quando ci avete tempo, eh? 1 milione? Sono aumentati i prezzi, Ammazzano, 1 milione. Non mi rendo conto, l'anestesista, il rischio, la galera, l'ospedale, mi rendo conto. 1 milione. La legge, lo so signora che c'è la legge, come no, la famosa 194 che ci protegge. Ed è la legge che sto arrivando, non le dico la trafila per trovare un medico che mi facesse il certificato d'aborto. La trafila per trovare l'ospedale che mi mettesse in lista. Finalmente mi mandano a chiamare, vado dentro, obiettavano tutti, signora. Pareva di essere a Bergamo, pareva di essere. Obiettavano le infermiere, obiettavano quelli che scopano per terra, quelli dell'analisi, come obiettava il cuoco. Ma che obietto è? Che se non ci fossero state quelle ragazze che hanno occupato il repartino saremmo crepate di fame. Poi è arrivata la polizia, sbatte fuori le ragazze, io mi sono spaventata, mi sono detta, con questa legge va a finire che mio figlio mi nasce di 24 anni, mi nasce. Con già il militare fatto, belle che disoccupato, pronto per emigrare in Germania. Allora sono scappato, ho detto lo faccio clandestino. Però 1 milione, madre, 1 milione. Ho capito io adesso, signora, perché i medici obiettano. Chiamali fessi. 1 milione ad ogni obiezione diventano miliardari sulla nostra pelle, diventano miliardari. No, signora, guardi, io non lo faccio. Non lo faccio, no, non è per il milione, potrei farmelo anche prestare. Poi, in fin dei conti, un bambino ci vuole. Lo faccio. Mi realizzo. Sì, mi realizzo. Franca Rame da tutta Casaletta e Chiesa nel 1977. Poi andremo a vedere anche lo stupro, e arriveremo anche a quel punto. E lo stupro fu inserito da Franca Rame proprio in questi monologhi di tutta Casaletta e Chiesa. Però voglio ancora rimanere
con voi, insieme alla figura di Franca, le battaglie che lei ha fatto. E abbiamo detto Soccorso Rosso, militante dagli anni 70 in poi, fino agli anni 90, Franca Rame si è occupata comunque delle carceri. Lei poi è stata anche vicina comunque a donne che erano state donne politicamente impegnate, come Petra Kraus, che si trovava in carcere, o per esempio una donna più recente, una compagna anche viva, che è Silvia Baraldini. Franca fece anche degli spettacoli dove donò anche dei soldi per appoggiare la scarcerazione di Silvia Baraldini. Firmò diversi appelli nel 91 contro la guerra del Golfo, contro nel 92-93 campagne contro l'immunità e gli inquisiti parlamentari, appoggi nel 95, sempre appoggiò un appello firmato dalla rivista Anna, sempre per cambiare la formulazione del reato sessuale. Ma tante, tante sono state le battaglie di Franca, come contro le basi NATO a Vicenza. Una delle ultime battaglie di Franca fu anche quando andò nell'industria di Pomigliano d'Arco, andò a parlare con gli operai e quindi parlò perché questo polo non fosse chiuso e perché non ci fossero licenziamenti degli operai. Era il 2007. Ma una delle, diciamo, l'ultimo impegno di Franca Rame è stato proprio da senatrice, e adesso in Italia è uscito proprio In fuga dal Senato, che è una grossa testimonianza di Franca, di quello che avviene in quello che lei chiama il frigorifero dei sentimenti, dove lei dice: io avevo tutta un'altra idea del Senato, non pensavo che fosse composta da uomini così rozzi e pronti a tutto. E oltretutto lei si dimette appunto proprio per non aver appoggiato, anche se poi comunque ha dovuto dare il voto, il rifinanziamento della guerra in Afghanistan. Franca era questo, Franca era una donna che ha sempre combattuto. Ha combattuto per gli altri, ha combattuto per i più deboli, anche con spettacoli. Sempre negli anni 70 Dario e Franca hanno aiutato, hanno dato soldi anche agli operai delle fabbriche. Però Franca era una donna che non era amata dal potere affatto. È stata una donna sempre, in tutta la sua vita, fino a quando è stata senatrice, minacciata, prima di arrivare poi alla violenza che ci racconterà Franca. Ha subito sempre minacce nella sua vita, e una delle ultime che ha subito è stata proprio quando fu senatrice, a parte quello che ha raccontato il preside al Mamiani, dove fecero questa scritta: a Franca Rame le è piaciuto, onore a Rodolf Haus, delfino di Hitler, quindi la chiara matrice nazista. Sempre in quegli anni, quando Franca era senatrice, sul suo sito, sul suo blog, perché Franca amava anche molto confrontarsi con il mezzo di internet, tanto che lei stessa dice: internet ormai arriverà dappertutto, ricevette molte minacce sul suo sito, tanto che fu la polizia postale del Senato che poi trovò queste persone, che erano due, e poi sequestrarono il computer. Franca, rispetto a quest'ultimo avvenimento, sul libro In fuga dal Senato, dice: i fanatici della violenza ritornano sempre, e racconta un bellissimo episodio di come lei incontra Franco Basaglia. Franco Basaglia, che sappiamo, questo noto medico psichiatra italiano molto importante per la legge sul manicomio, e Franca fa leggere queste lettere di minaccia, non quelle recenti di quando era senatrice, ma quelle che ha ricevuto in tutta la sua vita, a Basaglia, e gli dice che tipo di profilo psicologico poteva fargli, che tipo di uomini erano. E Basaglia gli dice:
senti, questi sono uomini iperconservatori e tu sei una donna che entra a piedi giunti nel territorio di questi uomini e gli rompe tutti gli schemi. Devi anche ritenerti fortunata, perché se fossi nata durante l'Inquisizione ti avrebbero messa a rogo. Nonostante tutto quello che ha subito Franca nella sua vita, Franca ha sempre combattuto. Io voglio entrare proprio nel merito della violenza. Abbiamo parlato prima d'amore, con una riflessione del fatto che ogni tipo di violenza in fondo è una mancanza d'amore, e non sappiamo, come ci dice Franca, sappiamo così poco dell'amore. E era un venerdì del 1973, venerdì 9 marzo, il giorno dopo la festa della donna, e Franca si occupava di Soccorso Rosso. E quel giorno Franca, dopo essersi occupata di Soccorso Rosso, aveva visto anche un film Zeta, l'orgia del potere. Franca scende di casa, lei abitava a Milano tra via Nirone e via Magenta, vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove tra l'altro Franca e Dario si sono sposati. Scende da casa, viene fermata e gli puntano una pistola alle spalle. Viene caricata su un furgoncino bianco e ci sono 4 uomini con il passamontagna. Lo stupro. È una tragica testimonianza di una donna violentata che racconta minuto dopo minuto quello che sta subendo, violenza di gruppo, quello di cui parlava Dario prima, un pezzo agghiacciante che non ha bisogno di molte parole, altro che di essere ascoltato, soprattutto da parte dei giovani, dei giovanissimi. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio. Musica leggera, cielo, stelle, cuore, amore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra, con le mani piene le mie, fortemente, girandomele all'incontrario. La sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Dio, che confusione, come sono salita su questo camioncino. Ci sono venuta io da sola, muovendo i piedi uno dietro l'altro, dietro la loro spinta mi hanno sollevato loro, sollevandomi di peso. Non lo so, è il cuore che mi batte così forte contro le costole a impedirmi di ragionare, è il dolore alla mano sinistra che sta diventando veramente insopportabile. Perché me la torcono tanto? Io non tento nessun movimento, sono come congelata. Ora quello che mi tiene da dietro non ha più il suo ginocchio contro la mia schiena, si è seduto comodo, mi tiene tra le sue gambe divaricate fortemente, come ho visto fare anni fa i bambini quando toglievano loro le tonsille. L'unica immagine che mi venga in mente: perché la radio? Perché ora la abbassano? Forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene da dietro, ce ne sono altri 3. Mi sento carne, sicurissime. Che fanno? Si accendono una sigaretta, fumano. Adesso, perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Non riesco a gridare, non riesco a piangere. Ho soltanto paura, sono terrorizzata. Quello che mi tiene da dietro non ha aumentato la sua stretta, ma lo sento intorno al mio corpo con tutti i muscoli tesi, come ad essere pronto a tenermi più ferma. Uno dei 3 si muove, viene qui, si ferma davanti a me in piedi, l'altro si accuccia alla mia destra, l'altro alla mia sinistra. Sono vicinissimi, aspirano profondamente le sigarette. Vedo il rosso delle sigarette vicino alla mia faccia, ho paura. Sta per succedere qualcosa, una sigaretta dietro l'altra. Aspirano profondamente, il primo che si è mosso si inginocchia fra le mie gambe divaricandomene. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro. Infatti sui piedi si mettono sopra i miei a bloccarmi. Io ho sui pantaloni, perché mi aprono le gambe con sui pantaloni. Mi sento a disagio, peggio che se fossi
che se fossi nuda, da questa sensazione mi distrae qualcosa che in principio non riesco a capire, un tepore tenue, poi sempre più forte, fino a diventare insopportabile sul seno sinistro, una punta di bruciore e sigarette. Ecco perché si erano messi a fumare sopra il golf, fino alla pelle, è insopportabile. Il puzzo della lana bruciata deve disturbare, con una lametta mi tagliano il gozzo e ci va a fondo, mi tagliano anche il reggiseno, mi tagliano anche la pelle, in superficie, nella perizia medica misureranno 21 centimetri, ora tutti si danno da fare per spogliarmi, una scarpa sola, una gamba sola, ora uno mi entra dentro, mi viene da vomitare, calma, devo stare calma. Mi attacco ai rumori della città, mi attacco alle parole delle canzoni, devo stare calma, muoviti puttana, fammi godere, non sento niente, non capisco nessuna lingua, non conosco più nessuna parola, sono di pietra, muoviti puttana, devi farmi godere, muoviti puttana, devi farmi godere, il turno del secondo, muoviti puttana, devi farmi godere, i colpi sono ancora più forti, muoviti puttana, devi farmi godere, la lametta che è servita per il golf mi passa sulla faccia una più volte, non sento se mi taglia o se non mi taglia, muoviti puttana, devi farmi godere, è orrendo sentirti godere delle bestie schifose nel ventre, il turno del terzo, il sangue dalle guance mi cola le orecchie, muoviti puttana, devi farmi godere. Sto morendo, riesco a dire, soffro di cuore, ci credono, non ci credono, facciamola scendere, sì, no, vuole un ceffone fra di loro e poi mi spengono una sigaretta lungamente, qui, sul collo. Ecco, io lì credo di essere finalmente svenuta. Sento che mi stanno rivestendo. Mi rivestono loro, io non riesco a muovere nemmeno un dito. È quello che mi teneva da dietro che mi riveste con dei movimenti precisi come fossi un bambino. Si lamenta perché è l'unico che non abbia fatto l'amore, pardon, è l'unico che non si sia aperto i pantaloni. Non sa come metterla con il lembi del mio golf tagliato, me li infila nei pantaloni, solleva la cerniera, mi spaccano gli occhiali, mi infila la giacca e il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere e se ne va. Mi chiudo la giacca sui seni scoperti, dove sono al parco, mi sento male, mi sento proprio male, nel senso che mi sento svenire, non soltanto per il dolore in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, per le mille sputate che mi sono prese nel cervello, per lo schifo, per lo sperma che mi sento. Mi appoggio a un albero, mi fanno male anche i capelli, certo me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi passo una mano sulla faccia e sporca di sangue, sollevo il bavero della giacca e vado. Cammino non so per quanto tempo, non so dove andare, non so dove sbattere. A casa no, a casa no. Poi, senza quasi accorgermene, mi trovo all'improvviso davanti al palazzo della questura. Sto ferma non so per quanto tempo a guardarmi quell'ingresso, appoggiata al muro della casa di fronte, quel palazzo, la porta, il portone, la gente che va, la gente che viene, i poliziotti che entrano, i poliziotti che escono. Penso che cosa dovrei subire se dovessi entrare ora. Penso alle domande. Penso ai mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso, poi mi decido, vado a casa, lì denuncerò domani. Thank you.
denuncerò domani. Le sigarette, li denuncerò domani. Loro, dice Frank, loro volevano che si sapesse in giro. Per loro questo era il grande spregio. Loro volevano fermare la nostra voglia di fare teatro politico, il nostro impegno sociale e politico. Colpire me, per loro, era colpire tutta la mia famiglia. Ma chi sono loro? Li denunciamo. Loro sono il governo Andreotti del 1973. Giulio Andreotti era presidente del Consiglio. Giovanni Leone era presidente della Repubblica. Rumor e Tanassi erano i presidenti del ministro dell'Interno e della Difesa. Loro sono il governo che c'era il 9 marzo del 1973. Loro sono la caserma dei carabinieri di Pastrengo, governata dal generale Giovanni Battista Palumbo, tessera numero 135 della P2, che quando seppe di quella caduta a Francarame gioì e disse: era ora. Questo lo racconta Nicolò Bozzo, capitano della caserma dei carabinieri di Pastrengo, che invece disse: io mi vergognai e vissi quell'evento come una sconfitta della giustizia. Loro sono Licio Gelli, che frequentava la caserma dei carabinieri di Pastrengo, dove, racconta sempre Nicolò Bozzo, vide nella sala d'attesa del generale Giovanni Battista Palumbo. A casa di Licio Gelli nel 1973, a Villa Wanda, si riunirono tutti i generali. La caserma dei carabinieri di Pastrengo fu accusata anche di depistaggio di informazioni importanti per quanto riguarda la strage di Piazza Bologna il 2 agosto del 1980, dove fu accusato tra l'altro Licio Gelli agli arresti domiciliari. Loro sono questo potere. Giovanni Leone, presidente della Repubblica, fu tra l'altro eletto con il voto di più di 100 parlamentari voluti da Licio Gelli. Loro è questo potere. Poi loro sono anche 4 uomini, anzi 5, di cui uno alla guida del furgone, di cui però non sappiamo quasi nulla. Abbiamo soltanto un nome, che è Angelo Angeli, che faceva parte di Ordine Nuovo. Abbiamo un altro nome che ora mi sfugge, perdonatemi. E comunque poi un certo Müller e un certo Patrizio. Non abbiamo un'identità chiara degli esecutori dell'atto ignobile a Francarame. Nel 1998 Dario Fo, dopo che nel 1997 aveva vinto il Nobel, scrive all'allora Presidente della Repubblica Scalfaro per chiedere giustizia a sua moglie, a Franca. È una bellissima lettera che trovate anche sul web, che si intitola proprio Voglia di giustizia, dove Dario chiede la verità e la giustizia per Franca, ma anche per tutte le stragi impunite che ci sono state in Italia, a partire dalla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969, fino poi, per parlare della strategia della tensione, a quella di Piazza Bologna del 1980. E Dario cita, fa una metafora utilizzando un pezzo di Livio su Tito, e dice: come può andare un presidente della Repubblica all'estero e non avere e non dare ancora risposta sulle stragi, sull'atto ignobile a Franca? E dice Dario: dove la DC sapeva ed ha taciuto. Non andrò a approfondire
nel dettaglio perché sarebbe anche troppo lungo e forse non è neanche questo il luogo. Volevo soltanto sintetizzarvi questi loro che anche con il Franca Rame Project noi denunciamo, perché Franca sapeva che ci sarebbe stato un domani, li denuncerò domani. Lei scrisse il monologo Lo Stupro nel 1975, ma Franca sapeva che ci sarebbe stato un domani e che questo potevamo dirlo e potevamo raccontarlo e potevamo denunciarli. Vi dico soltanto queste piccole cose. In realtà io ho fatto tutto un lavoro di giornalismo d'inchiesta molto approfondito sugli anni 70, proprio per comprendere le matrici, gli intrecci che ci furono in quegli anni così forti, così duri, ma anche così bui per la nostra storia. Però una cosa importante che non dobbiamo mai dimenticare è il lavoro sulla memoria. La memoria, che invece dice un altro maestro, un altro grande intellettuale che abbiamo avuto, Pierpaolo Pasolini, la memoria che invece si perde nell'oblio dell'etere televisivo. Vi ho detto soltanto, diciamo, vi ho tracciato più o meno, vi ho dato alcuni spunti dall'amore, da Adamo ed Eva, dal brano di Franca. Potremmo stare qua ore e ore rispetto anche a tutto il lavoro che ha fatto Franca in tutta la sua vita. Voglio concludere, voglio salutarvi con una delle frasi che Franca ha detto in un'ultima intervista l'8 marzo e che poi trovate anche sulla locandina del Franca Rame Project. È che quello che voglio continuare a dire alle donne anche dopo la mia morte è di non perdere mai rispetto di se stesse e di avere dignità sempre, perché in tutta la mia vita non ho mai permesso che mi si mancasse di rispetto. E tanti anni fa, dice Stefano Benni, ho visto una bambina in cima a una piramide di uomini e il suo volto serio il pubblico sfidava. Ci vuole coraggio, sembra dire, e ridere non basta. Anni dopo l'ho rivista con qualche ombra triste sul volto. Spesso era caduta, si era ferita, però ora è diventata una grande stella e vive in un carrozzone d'oro e di broccato e ha sposato il re dei clown, ma non ha dimenticato l'odore del vecchio circo, la paziente fatica del portier dell'Augusto, il volo del trapezista che sfida ogni giorno con le sue ali. L'ho rivista in cima a una piramide di uomini, quelli di prima, loro, il suo volto serio, il pubblico sfidava. Ci vuole coraggio, sembra dire, e ridere non basta. Ma io non so fare altro che miracoli. Io non ho altro nido che questo, perché voglio raccontarvi ciò. Da quassù io sogno, io non so fingere altro che verità. Grazie.